di Armando Trovajoli per le sue composizioni, ma per il tocco, per queste mani che appoggiava sulla tastiera. E poi i tecnici lo capiranno meglio di me, cioè ogni nota ha un'armonia diversa, tutto gira attorno a questi tasti bianchi e neri che ti fa vivere in maniera eccezionale. Che grande musicista, che grande compositore, che grande pianista che è stato Armando Trovajoli, un grandissimo. Pippo, è stata un'amicizia lunghissima la vostra, vero? Bella, bella, bella. Ti ricordi la prima volta che l'hai incontrato, per caso? È stata un'amicizia piena, corposa, perché poi sono diventato amico di famiglia, perché Maria Paola, la moglie, mi ha accolto e quindi andavo sempre alloggiata nella sua villa, e alla fine si parlava di tutto, ma sempre al pianoforte il discorso finiva, perché lui voleva essere invitato a farlo. Non voleva, ma voleva che fosse spinto, e quando si appoggiava al pianoforte c'era un silenzio religioso, perché c'era il fascino della grande musica, del grande. Lui era compositore, diplomato, compositore in composizione, diplomato pianista, diplomato in tutto, jazzista clamoroso. Insomma, stasera sentiremo delle cose belle di Armando Trovajoli, sarà una serata bellissima. Sicuro. Adesso no, Maike, negli ultimi tempi della sua vita, è ricordato con Maike un rapporto bellissimo. Mi invitava a casa sua, mangiavamo con i figli, con la moglie, poi a un certo momento diceva alla moglie e ai figli, poi è andata a riposare, e rimango con Pippo e parlavamo delle sue origini, delle sue esperienze. Con Sandra Raimondo c'è stata un'amicizia bellissima. Sandra e Raimondo erano così anche nella vita, quando fanno gli sketch, marito e moglie, eccetera, loro nella vita erano uguali. Io vi racconto una cosa bellissima. Una sera eravamo ospiti di un direttore della RAI di Milano che abitava in un grattacielo all'ultimo piano. Siamo andati a mangiare da lui, c'era Sandra, Raimondo e Pontoni e la moglie. E la moglie ha fatto la sangria. La sangria è una bibita spagnola che ha un piccolo difetto, che sembra leggera. Tu la tracanni e poi alla fine ti si piegano le gambe. Sandrina aveva esagerato e alla fine ha cominciato a sbarellare. Tanto sbarellava, caro amico, che voleva addirittura buttarsi dall'ultimo piano del grattacielo. Noi preoccupati, il padrone di casa ha chiamato un medico, il medico è venuto e dice: beh, la signora purtroppo ha esagerato questa sangria, facciamo una puntura. Hanno fatto una puntura e Sandrina si è addormentata. Noi abbiamo detto: che facciamo? Ce ne andiamo, lasciamo qui, siamo scesi. Avevamo chiamato il portiere che aveva dovuto aprire il cancello per far entrare il medico. Sono sceso io e Raimondo. Abbiamo incontrato il portiere, Raimondo Serafico, che ha detto: senta, in nottata, se dovesse cadere qualcosa all'ultimo piano, è roba nostra.